Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG6. In apertura ci occupiamo ancora dei dati sul lavoro dell'Istat che raccontano di un Abruzzo che è riuscito finalmente a superare la soglia psicologica dei 500.000 occupati, tornando così ai livelli pre-crisi del 2008. In particolare sono 512.000 gli occupati attualmente nella nostra regione, secondo i dati del terzo trimestre del 2017, un netto balzo in avanti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Chiaramente ci sono ancora tanti problemi a partire da un'occupazione che è sempre più precaria, con meno contratti a tempo indeterminato e di questo, ma anche di altro, si è parlato stamattina nella conferenza stampa organizzata dalla Regione Abruzzo per analizzare proprio i dati sulla occupazione, in cui sono state dettate anche le linee guida per la politica economica ed occupazionale per il prossimo anno. Allora andiamo a sentire insieme il servizio di Paolo Renzetti. Lavorare sul recupero della quota degli inoccupati che si attesta a 50.000 unità è la direzione indicata dalla Giunta regionale per migliorare i dati positivi relativi all'occupazione che secondo l'Istat ha superato la soglia delle 500.000 persone al lavoro in Abruzzo. Per raggiungere l'obiettivo già dal prossimo anno si guarda con fiducia al master plan che però fino ad oggi è solo un documento firmato e non ancora realtà. Potenzialmente dovrebbero arrivare 2 miliardi e mezzo di euro sul territorio, ricordato D'Alfonso, anche per la creazione di una ZES, la zona economica speciale. Grandi aspettative, poi ci sono anche nel settore edilizia, qui la ricostruzione nei 23 comuni del cratere sismico 2016-2017 potrebbe rappresentare uno stimolo importante per l'occupazione, anche se il precedente aquilano nel cantiere più grande d'Europa non ha avuto, come spesso hanno rimarcato le associazioni di categoria abruzzesi, gli effetti sperati sul rilancio del settore. Nel 2018 proseguirà la partita sulle vertenze, ultime in ordine di tempo, quella della Honeywell. La chiusura dello stabilimento a primavera rischia di assestare un duro colpo all'occupazione, quasi 500 addetti, compreso l'indotto, e all'economia dell'intero polo dell'automotive in Val di Sangro. D'Alfonso intanto esalta il risultato ottenuto dall'Abruzzo, che dopo 10 anni è tornato ai livelli occupazionali pre-crisi, con un ma. Molti dei contratti proposti dalle aziende abruzzesi sono infatti precari. Anche su questo fronte occorrerà lavorare. Siamo soddisfatti, consapevoli che non sono finiti i problemi, che c'è molto lavoro da fare, ma è fuori di dubbio che questo dato dei 512.000 occupati è un dato che premia e ci incoraggia ad andare avanti e ci dice che l'agenda va ulteriormente arricchita e resa ambiziosa. Io credo che tre sono le risorse per lo sviluppo e la crescita. Una di queste è la risorsa finanziaria che noi abbiamo nella misura di 2 miliardi e mezzo di euro. La seconda risorsa è quella normativa che ci deve consentire semplificare fino all'azzeramento delle procedure, che per esempio è previsto dalla ZES, che noi avremo una zona economica speciale per l'Abruzzo e per le imprese abruzzesi. La terza risorsa è le idee, la qualità delle idee delle imprese, la qualità delle idee dei nostri ragazzi, delle risorse umane. Noi dobbiamo lavorare su queste tre risorse coniugandole e noi ci dobbiamo assumere responsabilità. E restiamo ancora a parlare di lavoro, perché lo abbiamo citato anche nel servizio. C'è una vertenza in atto, quella della Honeywell, una vertenza dolorosa perché coinvolge quasi 500 lavoratori, se contiamo anche quelli dell'indotto di questa multinazionale che produce turbocompressori in Val di Sangro. Sarà un Natale amaro per i lavoratori perché l'azienda ha annunciato la chiusura a primavera. Facciamo il punto nel servizio. Luciano Ianni, RSU FIOM, dunque, quali sono le prospettive per una possibile riconversione dello stabilimento Honeywell in Val di Sangro? Diciamo che ad oggi abbiamo soltanto delle piccole informazioni. C'è stato lunedì in Ministero, al Mise, un incontro tra lo staff tecnico che aveva messo su Calenda e le organizzazioni sindacali nazionali e provinciali. Perché per illustrare un pochettino la situazione, ci sono tre ipotesi, una fortemente voluta da Calenda, che sul discorso di qualcosa dell'indotto di Fiat, però è purtroppo ancora allo stato embrionale, sembra che non ci sia molto interesse da parte dell'indotto Fiat. Le altre sono due proposte da parte della regione per il vicepresidente Lolli, che praticamente ci sono due probabili acquirenti per riconvertire il sito.
A fronte di tutto questo, chiaramente per garantire un futuro alle maestranze, chiaramente non tutte, però un congruo numero, serve ancora una spinta maggiore da parte del Ministero nei confronti di Honeywell. Era quello che ci eravamo anche detti in passato per vedere l'attendibilità di questi eventuali imprenditori pronti a rilevare il sito, per vedere se c'era anche la disponibilità di Honeywell nell'allungamento degli ammortizzatori sociali qualora la situazione fosse veramente reale con qualcosa di concreto. Ma la situazione in fabbrica dopo il rientro qual è? Qual è lo stato d'animo di chi comunque sa che ad aprile insomma sarà tutto finito, ci sono pochissime speranze per continuare? Sì, ovviamente dopo il rientro la situazione è molto delicata perché insomma, le persone sono assolutamente preoccupate, come normale e come giusto che sia. C'è molto nervosismo perché le persone vogliono credere nella riconversione, ma al momento non ci sono molti aggiornamenti rispetto a questa situazione, vorrebbero evitare di essere anche beffati in qualche maniera, quindi di perdere eventualmente anche un incentivo che permetta in qualche maniera di avere più tempo per riposizionare le proprie vite a livello lavorativo. E noi dobbiamo cercare in questo momento di mantenere la calma perché c'è una doppia trattativa da portare avanti, una appunto sull'eventuale incentivo da trattare con la Honeywell per cercare di mitigare gli impatti della chiusura, l'altra la speranza di attraverso il tavolo ministeriale di portare avanti un discorso con la politica che consenta di mantenere i posti di lavoro. Ed ora torniamo ad occuparci della vicenda Megalo 2 perché l'annunciato avvio dei lavori ha sollevato tantissime polemiche, riaccendendo i riflettori su questa vicenda, sulla costruzione cioè del centro commerciale gemello rispetto al Megalo che già è attivo sin dal 2005 in zona Chietiscalo. Le associazioni ambientaliste come il WWF insieme alla CNA di Chieti, la Confesercenti di Chieti, hanno inviato ieri una diffida ai sindaci di Chieti e Cepagatti alla Sile Costruzioni chiedendo il blocco immediato dei lavori annunciati per la costruzione del nuovo centro commerciale. Vediamo insieme il servizio. I lavori per la costruzione del Megalo 2 devono essere bloccati. Questo è il succo della diffida che WWF Chieti Pescara, CNA di Chieti e Confesercenti di Chieti hanno inviato al comune teatino, a quello di Cepagatti e alla Sile Costruzioni, società bergamasca proprietaria dell'area nei pressi del centro commerciale Megalo a Chietiscalo, dove dovrebbe sorgere il nuovo insediamento della grande distribuzione, l'ennesimo sul territorio dell'area metropolitana già molto affollato. Secondo le tre organizzazioni, i permessi edilizi per il Megalo 2 sono ormai privi di valore e vanno revocati, fermando dunque i lavori. Quindi i comuni di Chieti e Cepagatti dovrebbero imporre lo stop definitivo alle opere a ridosso del fiume Pescara, in un'area già a forte rischio idrogeologico perché in piena cassa di espansione del fiume. Il Megalo 1 infatti è stato incluso nel dossier effetto bomba di Legambiente come uno dei 10 edifici più pericolosi in Italia. Nel testo della diffida curato dall'avvocato Francesco Paolo Febbo si ricorda che nella comunicazione di inizio lavori della Sile non è indicato il parere emesso dal comitato di via in data 23 marzo 2017 di improcedibilità dell'istanza di proroga per la realizzazione del progetto. Comitato via che aveva rigettato anche il precedente parere del 2012 in base al quale le amministrazioni comunali avevano rilasciato i permessi a costruire nel 2013. Il comitato via, ricordano ancora le tre associazioni, aveva tenuto conto anche della sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, idrauliche e socio-economiche del contesto territoriale interessato, sopraggiunte nel frattempo. Sul parere emesso dalla via nel 2017 pende un ricorso al TAR di Pescara della società proprietaria dei terreni, ma secondo i redattori della diffida ciò non toglie che la decisione del Comitato di Valutazione di Impatto Ambientale resti valida e pienamente efficace fino alla discussione davanti al Tribunale Amministrativo. Ed ora passiamo alla sanità. Per il reparto di radioterapia oncologica dell'ospedale di Pescara, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, dopo una visita ispettiva, chiede la sostituzione del vecchio acceleratore lineare. Non c'è soltanto questo problema, dice Pettinari, mancano anche 4 tecnici sanitari, la nomina del nuovo primario e un responsabile anticorruzione per tutta la ASL, oltre alla mancata rotazione
dei dirigenti. Sentiamo l'intervista realizzata da Paolo Renzetti. Nel reparto di radioterapia oncologica dell'ospedale civile di Pescara, consigliere Pettinari, ci sono delle cose che lei oggi ha messo in rilievo, soprattutto la sostituzione di un acceleratore lineare ormai obsoleto, la mancanza di alcuni tecnici sanitari, la nomina del nuovo primario, ma non solo. Tutto questo è scaturito dalla visita ispettiva che lei ha fatto nei giorni scorsi in reparto. Ci sono due acceleratori lineari, uno nuovo, siamo riusciti a farlo installare, nuovo con tecnologia avanzata che consente anche di non compromettere gli organi a rischio, è molto meno impattante. Quello obsoleto che viaggia ormai da 13 anni, spesso si guasta e non si trovano più tra poco i pezzi di ricambio, quindi andrebbe immediatamente sostituito, anche in considerazione dei fondi ministeriali che stanno arrivando, 6,3 milioni di euro stanno arrivando in Abruzzo, ma c'è il serio rischio che la Regione Abruzzo non destini parte di queste risorse per la sostituzione dell'acceleratore obsoleto che sta in radioterapia oncologica. Poi a seguito della mia visita ispettiva è venuto fuori che mancano 4 tecnici sanitari per poter erogare un servizio secondo standard di qualità e per poter abbattere le liste d'attesa, perché i pazienti oncologici non possono aspettare. Manca un primario da quando è andato in pensione il precedente, c'è solo un facente funzioni, e poi abbiamo denunciato che nella ALS di Pescara non c'è un responsabile anticorruzione, anche qui è andato via e non l'hanno rinominato, non viene fatta la rotazione dei dirigenti, altra cosa prevista dalla normativa, e stanno per scadere le posizioni organizzative, i cosiddetti responsabili di servizio, e non vengono rifatti i bandi. Questo è un dramma. Non solo, concludiamo dicendo che il reparto di radioterapia è stato depotenziato e declassato dal nuovo atto aziendale che lo porta da unità operativa complessa ad unità operativa semplice dipartimentale. Questo è un colpo al cuore alla radioterapia oncologica di Pescara. In vista del dibattito previsto in Consiglio regionale il prossimo 12 di dicembre, l'Osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso, promosso dalle associazioni WWF, Lega Ambiente, Mountain Wilderness, ACI, Pro Natura, Cittadinanza Attiva, Guardie Ambientali d'Italia, FIAB, CAI, Italia Nostra e FAI, ha inviato al Presidente della Regione, agli assessori e a tutti i consiglieri una scheda sulla situazione dell'acquifero del Gran Sasso. Seppur brevemente, l'Osservatorio, si legge in una nota, ha voluto fornire ai consiglieri una ricostruzione degli ultimi 15 anni. La vicenda dell'acquifero del Gran Sasso infatti si trascina da molto tempo e dicono le associazioni sarebbe sbagliato che tutto il dibattito si incentrasse solo sull'esperimento SOX che tra l'altro non è ancora partito. Il problema più grave è l'interferenza delle gallerie autostradali e la questione sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso legato alla presenza dell'INFN, scrivono ancora le associazioni. Sono passati più di sette mesi dall'incidente dell'8 e 9 maggio e la situazione è rimasta pressoché identica. Le sostanze pericolose continuano ad essere stoccate nei laboratori in una situazione che non garantisce la sicurezza, così come continuano ad esserci punti di interferenza fra le gallerie autostradali e l'acquifero. Non vi sono poi informazioni sulle soluzioni che si vogliono adottare per mettere definitivamente in sicurezza l'acquifero, scrivono ancora in una nota queste associazioni che fanno parte dell'Osservatorio per l'acqua. Il Consiglio regionale del 12 dicembre può essere un'occasione importante, concludono auspicando che i consiglieri vogliano veramente approfondire la problematica e che iniziano a dare qualche risposta concreta, magari iniziando ad ascoltare quanti inascoltati per anno hanno denunciato i problemi che poi si sono puntualmente verificati. Voltiamo pagina, adesso andiamo a Lanciano, a Palazzo degli Studi. 11 scuole hanno festeggiato un nuovo anno di attività legate al pensiero computazionale. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. 15 scuole di ogni ordine e grado dell'area del Sangro Aventino hanno festeggiato un nuovo anno di attività legate al pensiero computazionale. A Palazzo
Palazzo degli Studi a Lanciano, studenti e docenti hanno mostrato a ritmi serrati per via della numerosa presenza l'entusiasmo e i risultati delle attività di coding. L'assessore regionale all'istruzione Marinella Sclocco. Devo dire che anche i genitori, che sono sempre presenti numerosi, hanno apprezzato e apprezzano questo nuovo modo di apprendimento. La regione, oltre a, diciamo, a seguire l'entusiasmo di Rati e quindi le iniziative di Rati, ha capito e ha ritenuto importante, per esempio, inserire il coding all'interno di scuole aperte ed inclusive. Le scuole sono state coordinate dall'Associazione Rati, che riceve il plauso della nuova direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale, Antonella Tozza. Il coding non è altro che un pensiero trasversale, un pensiero computazionale che sta alla lettura, alla scrittura, alla matematica, è un altro modo di fare lettura, scrittura, matematica. È il pensiero logico che bisogna che si diffonda tra i giovani, giovani che sono delle scuole superiori, giovani che sono delle scuole della primaria. Abbiamo qui scuole anche della primo grado dove il pensiero computazionale si allea fortemente col gioco, con l'aspetto ludico, facendo crescere quella capacità di risolvere, di analizzare, risolvere i problemi, che è proprio delle attività trasversali e quelle competenze trasversali che dobbiamo favorire nei ragazzi. Cosa si augura dunque per il prossimo futuro in questo senso? Sicuramente dobbiamo alzare l'asticella, non ci deve essere soltanto le scuole di questa rete, che è pure importante, bisogna che ci siano altre scuole che proprio in un processo di osmosi possano apprendere dall'esperienza delle scuole della rete di Rati e possano conoscere e diffondere anche loro questo stesso sistema. L'albero piantato a Pianella nel lontano 1954 in località Borgo Carmine, come ormai da tradizione, sarà il simbolo del Natale nella città vestina. Alto 28 metri, è stato addobbato con più di 7.000 punti luce. L'accensione dell'albero è un evento che dà il via al cartellone delle manifestazioni natalizie. Vediamo insieme il servizio di Vestina News. Sindaco, con l'albero più grande d'Abruzzo partono le festività natalizie qui a Pianella. Beh sì, siamo davvero soddisfatti di questa giornata, riuscitissima, il meteo ci ha dato una mano. Iniziamo bene perché la grande risposta di pubblico, la direzione artistica è riuscita a fare un lavoro eccellente, il nostro albero si è illuminato come sempre puntuale e i negozi sono pieni e spero che davvero la tradizione del Natale sia stata onorata al meglio e proseguiamo così nei prossimi giorni fino all'Epifania con eventi e tutto quello che serve a ricordarci questo bellissimo periodo. Quali sono gli eventi più importanti a Pianella per questo Natale? Beh, ci sarà il tradizionale concerto di Natale, ma sicuramente l'evento clou riguarda il premio internazionale di lettere, scienze, arte e Rosone d'Oro, che si terrà il 16 di dicembre nella chiesa di Santa Maria Maggiore, monumento nazionale. Ci sono tanti eventi collaterali e siamo pronti ad accogliere turisti e visitatori per tutto questo periodo con le offerte dell'enogastronomia eccellente pianellese, non solo. E adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B e dal Pescara, iniziamo dalla giornata odierna perché dopo la dolorosa sconfitta di ieri a Cesena, faccia a faccia stamattina fra dirigenza squadra e staff tecnico, annullati tutti i permessi ai calciatori, il presidente Daniele Sebastiani e i direttori Luca Leone e Peppino Pavone hanno tenuto a rapporto la squadra al Poggio degli Ulivi. La società va avanti con Zeman, ma dalle parole pronunciate ai nostri microfoni dal presidente Sebastiani, la partita col Novara sembra essere decisiva per le sorti dell'allenatore Boemo. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Presidente Sebastiani, il day after molto duro dopo la sconfitta di Cesena, un'ora e mezza al rapporto con la squadra, come è andata, cosa vi siete detti per quel che è possibile dire?
Ma no, non abbiamo parlato dei problemi che evidentemente ci sono, perché se una squadra nelle ultime 8 gare raccoglie 4 punti anche facendo delle buone prestazioni, vuol dire che dei problemi ci sono. A me interessava capire se la squadra è convinta di quello che sta facendo. Ho avuto questa rassicurazione da parte dei ragazzi. E d'altronde la partita di ieri fondamentalmente ha detto anche questo, cioè la partita l'abbiamo giocata noi, abbiamo avuto 10 palle gol, ne abbiamo fatti solo 2, e poi però c'è il problema che al minimo sbandamento prendiamo gol, e ieri ne abbiamo presi 4, ma non da polli di più, quindi bisogna capire che cos'è che non va e guardare di migliorare questo aspetto qua. Ma ci sono dei mal di pancia in seno allo spogliatoio? Ma i mal di pancia, se per mal di pancia si intende uno che magari è più incazzato dell'altro perché non gioca, ci mancherebbe. Se uno che non gioca non ha manco questo tipo di atteggiamento, vuol dire che non gliene frega nulla. Anche lo scherzo che c'è stato con Zampano alla fine della partita con la Ternana, per esempio. Ma quello ci sta e ci deve essere, perché per me se non si attaccano al muro dentro gli spogliatoi probabilmente non hanno manco il sangue nelle vene, quindi quando c'è qualcosa da risolvere tra di loro è giusto che ci sia. La posizione di Zeman, lei ieri ha nuovamente ribadito la fiducia all'allenatore, ma in questi casi per dare uno shock al gruppo, viste le problematiche mentali, il cambio di allenatore non potrebbe essere la soluzione più idonea, per quanto esosa per la società? Mi è piaciuta la dichiarazione dei ragazzi oggi, no? Che hanno appunto detto questo, qui ci può stare anche Mourinho, il problema è nostro e dobbiamo capire noi per quale motivo abbiamo questo tipo di situazione che si crea ogni qualvolta stiamo cercando di fare la partita, andiamo in vantaggio e poi rischiamo, come ieri l'abbiamo persa invece, di perdere delle partite che sono sulla carta imperdibili. Zeman va avanti con la squadra e poi è chiaro, io ho detto anche ai ragazzi, allo staff sotto, purtroppo in questo mondo se le cose non vanno bene non è che possono pagare 30 giocatori, pagano sempre gli allenatori, però sarebbe veramente un peccato, perché questa è una squadra che ha dimostrato e sta dimostrando che segue il mister, perché è una squadra che gioca come ha giocato ieri a Cesena e fa veramente quello che vuole il mister, che ieri si sono viste le giocate del Pescara di Zeman. Se non segue il mister vuol dire che c'è qualche cosa, veramente ci fa diventare pazzi, c'è qualcosa da psicologo, non da allenatore. Pescara Novara decisiva da questo punto di vista, presente. Sono tutte situazioni, io ho detto prima, a me sarebbe per me un dolore grandissimo, una cosa che non farei mai. Però è evidente che se le cose non vanno bene, poi la società dovrà intervenire e dovrà trovare una soluzione. E allora andiamola a vedere la partita giocata ieri dal Pescara al Manuzzi di Cesena, un Pescara ai limiti dell'autolesionismo che ha buttato via la partita che aveva in pugno. Nel corso della ripresa infatti i biancazzurri sono andate 2 volte in vantaggio e poi hanno controllato la gara fino a 10 minuti dalla fine, quando hanno incassato la rimonta dei romagnoli, l'ennesimo KO inspiegabile, lo abbiamo sentito anche dalle parole di Sebastiani, e la classifica ovviamente inizia a farsi preoccupante. Vediamo insieme. Nell'incredibile gara di Cesena, un Pescara da 2 volti, brutto nel primo tempo e più brillante nella ripresa, esce a mani vuote e con le ossa rotte dal Manuzzi, arrivando dopo l'ennesimo KO ai margini della zona play-out. In Romagna il Pescara si è dimostrato ancora una volta fragile psicologicamente e incapace di far punti dopo essere andato per 2 volte in vantaggio. C'è ora da essere seriamente preoccupati, con una classifica che inizia ad essere traballante ed una situazione ambientale davvero pesante, senza considerare i tanti giocatori indisponibili anche nella gara di domenica prossima all'Adriatico con il Novara. A Cesena Zeman, senza 10 titolari e dunque un'intera squadra fuori, fra cui anche il portiere di riserva Pigliacelli, deve ricorrere a scelte quasi obbligate. In difesa torna di coda al fianco di Fornasier, sulle fasce Zampano e Mazzotta, centrocampo immutato rispetto a sabato scorso con la sorpresa in attacco di Del Sole al posto di Mancuso. Nel Cesena Castori deve fare a meno di Schiavone, Cacia
e Kupitz e ricorre al 4-4-1-1 fra gli ex pescaresi in campo Ceccone con Cascione che si accomoda invece in panchina sugli spalti, quasi 12.000 spettatori con 500 tifosi biancazzurri. Agli ordini di Nasca di Bari si parte su ritmi forsennati con i padroni di casa pericolosissimi al primo minuto con Dalmonte che è pescato liberissimo in area, calcio a botta sicura con Fiorillo che miracolosamente salva deviando il pallone in calcio d'angolo e prima sul palo. Dopo lo spavento iniziale i biancazzurri si sistemano meglio in campo, il Pescara si desta con Brugman che al 33esimo con un tiro ad effetto chiama Fulignati ad una parata complicata in calcio d'angolo. Nella ripresa si riparte con il Pescara pericolosissimo con Pettinari che di testa va a chiamare alla respinta in angolo il portiere di casa, il Pescara spinge e all'ottavo è l'ex di turno Valzania a chiamare al salvataggio l'estremo romagnolo che poi è ancora prodigioso al decimo su Pettinari. In campo c'è ora solo la squadra di Zeman che appare trasformata e ora l'11 romagnolo invece a soffrire tremendamente, così dopo tanto attaccare il Pescara al quarto tentativo trova il meritato vantaggio grazie ad un tiro sporco al 17esimo di Benali che Fulignati non trattiene, esplode la gioia dei 500 cuori biancazzurri presenti in curva nord. Nelle Cesena intanto dopo Vita si infortuna anche Di Noia con gli ingressi in campo prima di Fazzi e poi di Sbrissa, il Pescara in campo non arretra e continua a spingere ma Zampano decide al 28esimo di travestirsi da Babbo Natale andando a regalare il pallone a Jalov che se ne va verso Fiorillo e poi lo trafigge con un tiro preciso per il gol dell'1-1, tutto da rifare per il Pescara ripreso per l'ennesima volta in stagione. Ci vogliono due giri di lancette per permettere però alla formazione adriatica di riportarsi in vantaggio sulla linea Brugman Pettinari con la rete realizzata dal bomber biancazzurro che arriva così a quota 12 gol in stagione. Il finale di gara vede sofferenza in casa adriatica anche perché si infortuna Coda che lascia il posto a Stendardo che non fa nemmeno in tempo ad ambientarsi visto che sugli sviluppi di un calcio d'angolo Moncini con la collaborazione di Brugman va a segnare la rete del nuovo pareggio anche se il giocatore cesenato appare in fuorigioco. I biancazzurri si scoprono e così al 40esimo rischiano anche la frittata ancora con lo scatenato Moncini che di testa fallisce la rete del 3-2. Il Delfino però come spesso accaduto in questa stagione crolla nel finale subendo al 43esimo la rete dei locali ancora con Moncini. Il Pescara vede le streghe e così al 45esimo arriva poi l'espulsione di Valzania prima dei 5 minuti di recupero che regalano alla formazione di casa al 94esimo anche il gol di Don Corro per il 4-2 finale ed il veleno al 91esimo dei tifosi biancazzurri che rifiutano il saluto della squadra. È il momento più difficile della stagione e con 9 giorni a disposizione per ricaricare le pile in vista della gara con il Novara che sarà probabilmente decisiva anche per il destino di Zeman. E questo pomeriggio allo stadio Bonolis si è giocata la partita fra Teramo e Fano, è arrivata la vittoria per il Diavolo che così si scrolla di dosso le polemiche seguite alla sconfitta nel derby contro la San Benedettese. Vediamo com'è andata con Jacopo Forcella. Non si può non raccontare Teramo-Fano se non partendo da una fine impreventivabile dopo 86 minuti di calcio non certamente spettacolare ma alla fine dei quali il Diavolo ha il merito di portarsi a casa l'intera posta in palio, forse perché ci mette qualcosa in più del Fano e perché stavolta gli dei del football non voltano le spalle alla banda di Asta ma gli regalano un successo che per qualche istante sembrava sfumato. Serve la testata vincente di Antonio Bacio Terracino al minuto 87 per portarsi a casa 3 punti vitali nello scontro diretto del Bonolis. Il tecnico biancorosso vara l'attacco pesante Foggia Barbuti, ma i fatti lo smentiranno anche in questo ennesimo esperimento offensivo con una batteria di punte che sta diventando un caso ogni settimana di più. E allora se i centravanti non segnano serve lo slalom irresistibile alla mezz'ora di Cristian Mentola che salta avversari come fossero birilli e scarica alle spalle di Miori una rete meravigliosa, una delle più belle realizzate nell'impianto di Piano d'Accio. Il vantaggio dovrebbe conferire più sicurezza ad un Diavolo che fa fatica a segnare, ma i biancorossi non sembrano poterne approfittare come il pubblico vorrebbe. Ilari si limita solamente alla fase di copertura e non fa quell'elastico che permetterebbe al Teramo di avere un costruttore di gioco e un assaltatore al tempo stesso. E così nella ripresa il baricentro del Fano si alza anche senza che Lewandowski corra particolari pericoli, almeno nella prima parte, perché nella seconda Eklu con la girata e Fautario fanno correre un paio di brividi al pubblico di casa che inizia a temere che possa materializzarsi un pareggio che puntuale arriva al minuto 86 quando il neo entrato Melandri sfrutta una sfonda di testa di un compagno di squadra per la stoccata vincente che gela il Bonolis e sembra complicare l'ennesimo pomeriggio del Teramo.
a cui però bastano altri 60 secondi per costruire con altri due nuovi entrati, Tulli e Bacio Terracino, l'azione che riporta i biancorossi avanti, stavolta in maniera definitiva, per una vittoria che non può valere soltanto i 3 punti in più che Asta e i suoi si ritroveranno in classifica da stasera in avanti. Il Fano sprofonda a -8, ultimo in solitario, i punti sul Sant'Arcangelo, vincitore col Mestre, rimangono 5, ma aver ritrovato un successo che mancava da metà ottobre è una notizia che per il momento può bastare a vivere finalmente una settimana col sorriso sulle labbra. È un momento un po' delicato per quello che riguarda anche la mentalità libera dei ragazzi, questo non c'è dubbio, lo si è avvertito, lo sapevamo, l'importanza del risultato, quindi non era neanche semplice. Quando metti una squadra giovane questo ci può stare, l'hanno avvertito un po', poi credo che insomma, grazie al gol di Ventola, quel momento, insomma, ma di per sé la partita è rimasta abbastanza bloccata, ecco. C'è stato questo grandissimo gol di Ventola, ma ci siamo difesi bene, lo sapevamo, cercavamo di ripartire un po' di più per il secondo tempo, abbiamo preso questo pareggio in modo insomma, che ci poteva anche stare, però ecco, è venuta fuori, mettetela come vuoi, come volete, ma è stata una gran cosa riuscire dopo a rifare il 2-1, la volontà che avevano questi ragazzi, e quindi ci portiamo a casa questa vittoria perché in questo momento è importante come ossigeno. Mister, l'esultanza al gol del 2-1, forse perché avevi accumulato un po' di tensione, sfociata poi nel gol del pareggio che non ti aspettavi probabilmente. Sì, sì, guarda, è normale, io sono questo, vivo giornalmente ad ogni cosa, lo so, alle volte come mi dite voi, lo so benissimo anch'io, ma alle volte mi prendo fin troppe responsabilità, ma non perché sono allenatore e me le devo prendere, però dopo scende il giocatore in campo, io li difendo sempre, li ho sempre difesi a costo di prendermi degli insulti e dei fischi, quindi l'allenatore deve sempre difendere i suoi giocatori, pur a volte non facendo per qualcuno una buona prestazione, quindi sia loro che noi la volevamo questa vittoria in tutti i modi, non era semplice per tanti motivi, però credo che poi potevamo fare il 3-1 in contropiede, quello mancava poco, non è tanto, però voglio sottolineare come quando prendi l'1-1 in un momento così rifare il 2-1, ecco, si riparte, bisogna ripartire da là con la mentalità libera e tranquilla, perché questi ragazzi, ritorno a dire, quando incominciamo a fare il compitino non abbiamo davanti degli sbocchi importanti, trovare l'uno contro uno e tutto, quindi anche primo tempo partita bloccata, sapevamo che loro si difendevano tutti dietro una palla e non era semplice, perché non abbiamo neanche queste caratteristiche di scardinare la difesa quando è sistemata, appena si aprono un po' si è visto il Teramo che può mettere in difficoltà chiunque. Brevi, c'è amarezza perché probabilmente il pareggio sembrava cosa fatta per il Fano, nemmeno un minuto è arrivato il gol di Bacio Terracino. Sì, nel primo tempo siamo andati sotto, è stato molto bravo Ventola, però non avevamo rischiato quasi mai, forse eravamo stati un po' più pericolosi, nel senso che era una partita molto bloccata. Al secondo tempo abbiamo fatto la gara pressoché nella metà campo del Teramo, abbiamo pareggiato e poi in maniera ingenua abbiamo preso il secondo gol dopo neanche un minuto, avevamo la palla in mano al nostro portiere, questo sicuramente è un errore che ci è costato caro e purtroppo non raccogliamo neanche un punto. Cattiva gestione del risultato, questa è una sconfitta pesante per il Fano, perché il Sant'Arcangelo ha vinto, il Teramo ha vinto lo sconto diretto. Sì, per noi tutte le sconfitte ormai sono pesanti, è chiaro che per come si era messa la gara, anche perché secondo me l'avevamo pareggiata giustamente, e poi prendere gol forse neanche dopo un minuto è sicuramente una cattiva, giustamente come dici, gestione della palla. Andiamo avanti adesso, la Serie D, penultima giornata di andata nel girone F, unico derby allo stadio dei Marsi di Avezzano fra fra Biancoverdi e Pineto. La Vastese invece, che è terza, va a Recanati per una trasferta però vietata ai sostenitori biancorossi per decisione della questura. Match in casa per l'Aquila, mentre il Francavilla giocherà la sua gara interna in
trasferta però all'Aragona di Vasto per i noti problemi avuti in settimana con lo stadio e per la querela poi risoltasi fra il presidente Candeloro e il sindaco di Francavilla Luciani. Impegni delicati anche per i nerostellati e il San Nicolò. Jacopo Forcella. La penultima giornata del turno d'andata del Girone F regala un solo derby abruzzese, quello dello stadio dei Marsi di Avezzano tra i biancoverdi di Federico Giampaolo e il Pineto. Marsicani che vanno alla grandissima, 8 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 11 partite. Un ruolino di marcia spaventoso che ha portato la squadra del presidente Gianni Paris al quarto posto solitario in classifica. Avezzano rinnovato, specie davanti, è andato via come delle previsioni Piotr Branicki che si è accasato alla Pro Sesto ed è tornato Michele Bisegna che domani però non ci sarà per squalifica. Il reparto d'attacco procede alla grande, 13 reti nelle ultime 4 uscite. No, io questi ragazzi hanno bisogno del calore del pubblico, dei tifosi dell'Avezzano. Siamo contenti che anche lì a San Marino i tifosi sono venuti, ci hanno seguito, ci hanno sostenuto. Sarà una partita come tutte le altre, difficile da affrontare perché il Pineto è una buona squadra, ha giocatori validi, di esperienza e di qualità. Però noi, come dico sempre io, grande rispetto per tutte le squadre, sia una squadra che si trova ultima in classifica e la squadra che si trova prima in classifica. Noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo fare il nostro calcio, dobbiamo fare il nostro gioco, dobbiamo fare la prestazione che per me è fondamentale, e se i ragazzi si esprimono a questi livelli possiamo portare la partita in porto. Dall'altra parte ci sarà un Pineto che ha lo stesso numero di risultati utili di fila, 11, ma con un numero di pareggi decisamente superiore, 7. La formazione di Daniele Amaolo sogna il colpaccio, ma rischia di dover salutare molto presto anche Giordano Napolano, appetito da un'Aquila che recupera De Iulis in attacco per la gara interna contro la Jesina. Sul fronte societario rosso-blu invece entro mercoledì si aspetta il pagamento di un ulteriore stipendio, cosa che riuscirebbe a tenere ancora in piedi quel progetto di conservazione e sguardo verso il futuro che è sempre stato il presupposto fondamentale della nuova dirigenza, anche considerando che la pazienza sul fronte squadra inizia a scarseggiare. La Vastese terza in classifica si rega al Tubaldi contro la Recanatese, a cui il mercato invernale ha già regalato colpi a sensazione specie in attacco. Sono arrivati infatti Manuel Pera e l'ex Pescara e celaro Nicola Falomi. Non sarà una partita semplice, anche se gli aragonesi hanno dimostrato di essere in grado di vincere anche su campi complicati. Colavito non si fida dei leopardiani e dell'organico rinnovato a disposizione di Alessandrini. Sono concentrato esclusivamente per preparare la squadra nel migliore dei modi e per affrontare questa partita che ha un tasso di difficoltà allucinante, nel senso che vengono da 5 sconfitte, si sono rinforzate, hanno un organico non inferiore alle grandi squadre quali il Matelica, la Vispesaro, il San Marino, l'Avezzano e tutte le altre, cioè, hanno un organico importantissimo per la categoria, un allenatore che comunque è un allenatore di categoria, quindi una partita molto ma molto difficile. Per una Vastese che sarà di scena delle Marche c'è un Francavilla che andrà allo stadio Aragona di Vasto a disputare il match interno contro la San Giustese, anche se sembra scoppiata la pace tra l'amministrazione comunale e la società del presidente Candeloro. Questo progetto, ha dichiarato il numero uno giallorosso, è nato grazie all'intercessione di Antonio Luciani e con lui andremo avanti con rinnovato impegno e nei termini di una piena collaborazione. I lavori mancanti per ottenere l'agibilità del terzo settore sono già in via d'appalto, verranno terminati nelle prossime settimane, dopodiché si procederà celermente alla convocazione della Commissione Pubblico Spettacolo, che dovrà esprimere il proprio parere per l'agibilità. Nel frattempo c'è la gara da preparare per Pierluigi Iervese, biglietti a 1 euro per la tifoseria giallorossa. Una squadra forte, una squadra che gioca bene, che hanno gli stessi punti nostri e sicuramente non sarà facile, però ecco, sarà importante cercare in tutte le maniere questa vittoria. Ho un occhio alla squadra, 3 convocati, lista diramata pochi minuti fa, rivediamo Fofana. Sì, Momo sarà con noi, non credo che in questo momento non ha la condizione giusta per giocare dall'inizio, però starà in panchina e se dovessimo aver bisogno qualche minuto sicuramente lui ce le potrà dare.
Sì, mi dispiace per la partita di domenica, perché ci sarebbe piaciuto giocare qui in casa con i nostri tifosi, però di positivo c'è che sono contento che sia il presidente che il sindaco si sono chiariti, perché sono secondo me due personaggi importanti. Trasferta delicata per il San Nicolò contro il Fabriano Cerreto, una partita da non sbagliare assolutamente per gli uomini di Luca Campanile. Anche i biancazzurri hanno operato parecchio sul mercato, sono arrivati Daniel Giampaolo, Cristian Timboni e da ultimo il portiere Alfredo Cannella. Mancheranno Simone De Santis ed Edoardo Monaco, espulsi, e Andrea Massetti per cumulo di ammonizioni. Un lascito pesante quella della gara di domenica scorsa contro il Nero Stellati Pratola. A proposito di pratolani, saranno di scena al Civitelle di Agnone contro il Granata di Pino Di Meo e alla ricerca della prima vittoria stagionale che darebbe un minimo di ossigeno alla rincorsa alla salvezza, ancora oggi davvero molto complicata. È tutto anche per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.